Buonasera e benvenuti a questo primo webinar con il broker XTB. Per chi non mi conoscesse, io sono Salvatore Arcoraci, trader indipendente dal 2015, CEO e fondatore del progetto AccademiaDelTrading.com. Vorrei subito ringraziare tutti i partecipanti a questo webinar. Vorrei anche ringraziare il broker XTB che è lo sponsor di questo webinar. Per chi volesse scrivermi insomma in privato potete mandare un'email all'indirizzo info@accademiadeltrading.com. In questo webinar parleremo di risk management, quindi ci sarà la possibilità comunque di interagire attraverso la chat, quindi non fatevi problemi nel scrivere un dubbio o una domanda che ci sarà modo per rispondere. Andiamo adesso alle slide che ho preparato per questo argomento di importanza fondamentale, in quanto lo reputo un argomento forse più importante di una qualsiasi strategia o di un qualsiasi indicatore per operare sui mercati. Ovviamente, prima di iniziare, dobbiamo necessariamente leggere il nostro disclaimer. Ovviamente prendetene nota di quello che andrò a leggervi. Le informazioni fornite costituiscono comunicazione di marketing ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 della direttiva 2014, non costituiscono consulenza in materia di investimenti o ricerca in materia di investimenti. Il contenuto è preparato da un oratore esterno e non rappresenta le opinioni di XTB, né tiene conto delle circostanze personali dei singoli lettori, dell'esperienza di investimento o dell'attuale situazione finanziaria. Inoltre, il contenuto non è stato preparato in conformità con i requisiti legali e progettati per promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. I lettori che utilizzano le seguenti informazioni dovrebbero considerare la possibilità di riscontrare perdite sostanziali. XTB Limited non si assume alcune responsabilità per le eventuali perdite degli operatori dovute all'uso e al contenuto delle seguenti informazioni contenute in questi video e o in qualsiasi sito web raccomandato dai partner esterni. Ovviamente i CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 81% dei conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento di CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il suo denaro. XTB Limited è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission di Cipro con numero di licenza CIF 169-12. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo adesso all'argomento del nostro webinar. Allora, ovviamente, come vi dicevo poc'anzi, il risk management è un argomento che vale sia per chi sta iniziando a fare trading, ma anche per chi ha esperienza nel mondo del trading. E quindi, prima di volerlo affrontare, cerchiamo di capire chi sono i due tipi di trader che possiamo trovare sui mercati finanziari. O fai parte di uno o fai parte dell'altro. E quindi cerca di identificarti in questa descrizione. Quindi da una parte abbiamo un trader competente. Chi è il trader competente? Non è un alieno, è una persona normale. È semplicemente un gestore professionale del rischio. Ovvero colui che riesce a identificare, elaborare e gestire il rischio. Questo ovviamente gli consentirà di prendere la parte buona del trading, ovvero le opportunità che il trading ci offre. Dall'altra parte, ovviamente, forse per la stragrande maggioranza, abbiamo il tipo di trader improvvisato. Chi è il trader improvvisato? È colui che vuole ottenere profitti immediati e ingenti, senza conoscere realmente il rischio che sta correndo. Non pensa di pianificare, non ha nessuna programmazione, crede di avere sempre ragione, cambia spesso strategia e vuole battere il mercato. Stavo leggendo qualche messaggio, buonasera a tutti voi, ho visto che vi state collegando
Andiamo a vedere quindi come ho riassunto in tre passaggi un argomento che ovviamente richiederebbe molto più tempo rispetto a quello che abbiamo a disposizione in questa lezione. Il primo punto è quello di pianificare gli ordini, il secondo di calcolare il rischio per operazione e il terzo di diversificare il più possibile il portafoglio. Ma cosa significa esattamente pianificare gli ordini? Ovviamente per poter pianificare gli ordini non possiamo fare assolutamente a meno del trading plan. L'attività di trading, se effettuata in maniera intelligente e da trader competente, che questo non significa avere 10 anni di esperienza, un trader può essere competente anche quando fa trading da soli 12 mesi, se lo fa in maniera intelligente, ok? Quindi come qualsiasi altra attività imprenditoriale o da libero professionista dove viene richiesto un business plan per l'attività, l'attività di trading competente richiede un piano di trading. Quindi vedremo come è possibile redigere correttamente un piano di trading, quanto sia importante rispettare quel piano di trading e quindi non cambiare e modificare sempre quei parametri che sono essenziali per poter camminare in un binario che è, diciamo, dove il treno non possa deragliare. E inoltre dobbiamo essere bravi ad analizzare i risultati ottenuti. Aggiungerei analizzare in maniera critica e autocritica, quindi costruttiva in relazione a quello che stiamo facendo. Ho fatto rientrare all'interno della pianificazione degli ordini l'eliminazione del fattore emotivo. Come molti di voi già sanno, purtroppo tante volte i trader si fanno coinvolgere dal fattore emotivo andando a distruggere qualcosa di buono che era stato costruito. Quindi, quando pianifichiamo le nostre operazioni, dobbiamo anche ragionare sull'eliminazione di questo fattore. Questo come si fa? Programmando tutto anticipatamente, attraverso il trading plan. Cosa è previsto all'interno del fattore emotivo? Anche qui ho cercato di racchiudere gli elementi più importanti, gli elementi essenziali, gli elementi che vivo tutti i giorni e che ascolto dalle persone che seguo, dalle persone che fanno trading, chi all'inizio, chi da un po' di tempo e chi da tanto tempo. Il primo elemento è un fenomeno che è molto famoso, molti di voi lo conosceranno, si chiama FOMO. FOMO deriva dall'inglese Fear of Missing Out, ovvero la paura di essere esclusi, la paura di perdere un'occasione, quindi aprire un grafico, magari trovare anche una condizione di entrata, secondo quella che è la propria strategia, e non attendere ulteriori conferme, perché si ha paura che quell'occasione non si possa più presentare magari il giorno dopo, la settimana dopo o fra un'ora possibilmente. E quindi purtroppo questo fenomeno che oggi, ai giorni d'oggi, stiamo vivendo in maniera particolare sulle criptovalute, quindi come sapete bene la principale criptovaluta che è il Bitcoin ha raggiunto i 58.000 dollari. Ovviamente da cosa sono spinti i prezzi? Anche dal fattore emotivo, soprattutto dal fattore emotivo. Quindi chi non è di questo settore si avvicina e decide di acquistare a 50.000 dollari, decide di acquistare a 52, a 57, addirittura a 58. Il mercato successivamente effettua una correzione, perché è normale che sia così, un mercato completamente a rialzo, non è mai esistito, e quindi là dentro possiamo tranquillamente identificare la paura di perdere l'occasione. Ovviamente questo fenomeno può essere poi adottato nei diversi mercati, ovviamente ogni cosa che riguarda i mercati diversi. In questo caso ho parlato del Bitcoin perché ho visto come il prezzo nelle ultime settimane si sia mosso sull'onda dell'emozione e subito dopo il ritracciamento è stato molto importante. Un altro fattore emotivo che vedo quando parlo che sento e vedo quando parlo con le persone è quello della paura di perdere denaro.
La paura di perdere denaro è una conseguenza anch'essa della mancanza di programmazione. Perché se io vado al mercato e appena ho un filo di profitto chiudo l'operazione, significa che ho paura di perdere, diciamo, denaro. Non ho programmato quella che potrebbe essere la mia perdita nel caso in cui le cose dovessero andare in maniera diversa da come ho programmato. Se io invece decidessi tutto a priori, questa paura non ce l'avrei. Mentre l'improvvisazione, il fatto di autoconvincersi di condizioni che non ci sono, e il fatto di non programmare quanto sono disposto a perdere e quanto sono disposto a prendere come profitto, purtroppo diciamo, si riconosce in questo fattore così importante emotivo. E infine ho fatto rientrare anche questo terzo punto, che è il trigger perfetto. Il trigger perfetto non esiste. Quindi l'ho fatto entrare nell'aspetto emotivo perché vi posso assicurare, ve lo dico per esperienza personale, quindi chi mi conosce lo sa, la maggior parte delle volte parlo per gli studi che io ho fatto in questo ambito, ma più che altro per l'esperienza, perché alle volte l'esperienza è più importante di 20 anni di studio, ok? Andare a cercare a mercato il punto perfetto di entrata è pura follia. Ovvero noi possiamo avere la nostra strategia che ci dà un'indicazione di entrata in un'area di prezzo, quindi in un range di prezzo, un range che va da X a Y, non in un punto perfetto. Cosa diversa invece è la gestione e la chiusura. La gestione e la chiusura delle operazioni sono assolutamente adattabili e perfezionabili. Come sapete bene, magari chi è ad un livello di conoscenza più avanzato, vi è anche la possibilità di effettuare delle chiusure parziali e quindi contabilizzare dei profitti e poi lasciar correre metà di quell'operazione o un quarto di quell'operazione. Quindi gestione e chiusura sono perfezionabili, mentre l'entrata non lo è. Quindi devo decidere come entrare in un'area di prezzo. Adesso entriamo in merito al trading plan e leggendo ognuna di queste voci capiremo quanto è importante avere un trading plan. Io di solito con le persone che seguo diciamo che pretendo il trading plan, lo pretendo, perché se no significa improvvisare, se no significa andare a tentativi. Ma voi ditemi, quale lavoro, quale professione può andare a tentativi? Vi immaginate un imprenditore che va a tentativi? Non esiste. Quindi avere un trading plan corretto ci consentirà di capire se questa è un'attività che posso svolgere come un hobby, se posso svolgere invece come un'attività eventualmente primaria, oppure se devo lasciarla perdere totalmente. Avere un trading plan consente anche di capire quali sono gli aspetti da migliorare. Cosa deve contenere il trading plan, ovvero il piano di trading, che può essere scritto tranquillamente in un pezzo di carta, come può essere scritto in un foglio Excel. Deve contenere lo strumento di riferimento. Quindi sto aprendo o ho aperto un'operazione sull'euro-dollaro. Deve contenere la causale e la motivazione. Quindi perché ho aperto quell'operazione? Qual è stato il trigger che mi ha fatto aprire quell'operazione? Ok, questa è un'altra cosa molto importante, perché poi al termine dell'operazione valuterai se quello che hai fatto è buono oppure no, nel tempo ovviamente, non solo su un'operazione. Terzo punto, il rischio rendimento. Il rischio rendimento si lega con un filo diretto a quello di cui parlavamo prima, ovvero la paura di perdere denaro. Il risk reward, quindi il rapporto tra quanto sono disposto a perdere e quanto ho come obiettivo di profitto, è una delle chiavi che ti permetteranno di aprire le porte. Troppe volte vedo operazioni che non vanno bene e allora continuiamo a far correre l'operazione in negativo sperando che il mercato possa girare a nostro favore. E allora in questo caso significa che colui che parla o colei che parla in questo modo non conosce la profondità del mercato.
potremmo guardare dei grafici e guardare, non so, una sterlina contro franco svizzero, guardate che salita importante, ma tantissimi altri strumenti. Io parlo delle coppie valutarie perché è il mio mercato di riferimento. Quindi avere un rischio conosciuto, io so di rischiare 100 euro, il mio rendimento è 300, mi consentirà di perdere 5 volte, guadagnare 5 volte ed essere in profitto tranquillo e sereno. Quarto punto, la durata del trade. Ovviamente andare ad inserire nel mio piano di trading quanto quell'operazione è durata mi fa capire, soprattutto se sono alle prime armi, che tipo di trader sono. Quindi, se sono un trader di breve, brevissimo termine, se sono un trader di medio termine o se sono un trader di medio lungo o addirittura di posizione, quindi rimango a mercato per 2 o 3 mesi. In questo modo, redigere correttamente questo piano di trading mi consentirà anche di riconoscermi come trader. Perché la cosa importante da sapere è che il peggior nemico nel trading siamo noi stessi, è il nostro cervello, non è nessun altro, non è il mercato che fa una cosa diversa da quello che noi pensiamo, ma siamo noi stessi che non rispettiamo queste poche regole. Andiamo al quinto punto, l'esito del trade, quindi qui andrò a scrivere se l'operazione ha preso lo stop loss che io avevo programmato, se si è chiusa in pareggio o se è andata a raggiungere il mio target di profitto. L'analisi e eliminazione degli errori. A questo punto sappiamo come si è conclusa la nostra operazione e dobbiamo fare un'analisi che sia il più neutrale possibile, ok? Senza nessun rammarico o rimpianto, perché noi abbiamo programmato in anticipo. E quindi non abbiamo niente e nulla da rammaricarci. Analisi e eliminazione degli errori. Riuscire a fare una buona analisi significa poi sottolineare in rosso quello che non è andato bene, in modo tale da evitarlo nel futuro. Non è un problema fare degli errori, il problema è fare gli stessi errori, perché noi errori, e soprattutto vi parlo io, agli inizi, gli errori ne facevo sempre, ok? Ma andando sempre a fare nuovi errori, sono arrivato ad un livello in cui gli errori li faccio, ne faccio pochi. Ne faccio pochi perché sono andato a cancellare e a farne sempre di nuovi, riducendo sempre di più il numero degli stessi errori. Infine, commenti e aspetti positivi. Ovviamente, non sempre è tutto negativo, bensì ci sono anche dei risvolti positivi. E allora sottolineiamo anche questi e cerchiamo di ripeterli nel prossimo futuro. Andiamo adesso al secondo punto. Il secondo punto riguarda il calcolo del rischio per operazione. Anche qui sono molto duro, ok? Sono molto duro perché mi accorgo che le persone non sanno, iniziano a fare trading per un X motivo, ok? Ma non sanno realmente cosa stanno rischiando per ogni singola operazione. Cioè non sanno la loro nave dove potrebbe attraccare, ma sono in mezzo all'oceano. L'oceano è un mare tranquillo, ma se si dovesse agitare, loro non sanno in quale porto approdare. Quindi pensate quante sono importanti queste slide. E allora i 3 punti che ho raccolto in questo secondo punto del risk management sono propensione al rischio, formula e 2% per operazione. Allora, quando mi avvicino a questo mondo, devo capire, io devo sapere qual è la mia propensione al rischio. La devo conoscere un minimo. Non posso mettermi a mercato senza sapere chi sono e cosa voglio. La propensione al rischio significa sono disposto a rischiare tutto. Sono disposto a rischiare poco oppure sono assolutamente avverso al rischio. Quindi, in questo caso, nel caso in cui si è avversi totalmente al rischio, non è il caso neanche di aprire un'operazione. La formula la vedremo nella prossima slide, la formula matematica molto semplice ma di un'utilità pazzesca. E poi, infine, il 2% per operazione è quello che viene consigliato empiricamente. Quindi, se noi andiamo a prendere i libri che parlano di gestione del rischio, i libri ci consigliano di aprire operazioni dove
non viene superato il 2% per operazione. Questo significa che si potrebbero aprire anche più operazioni, avendo la consapevolezza che per ogni operazione io rischio il 2%. Allora, facciamo un esempio matematico per farvi capire quanto è interessante questa cosa. Supponiamo di avere un conto da 10.000 euro. Io so che comunque sto lavorando con una strategia, con un metodo che comunque so essere funzionale e rischio per ogni operazione 200 euro. Ma se io dovessi perdere 200 euro su un capitale da 10.000, quale potrebbe essere il problema? Assolutamente nessuno. Non sono coinvolto psicologicamente perché so che è una perdita assolutamente assorbibile sia economicamente che psicologicamente. Attenzione a questo passaggio, perché il problema non è economico, il problema del trading è psicologico, perché tu hai un doppio costo che è economico ma psicologico. Quello economico può essere superato, ma quello psicologico no. Se ci sono domande, scrivete nella chat che io ho un altro monitor accanto e quindi riesco a rispondervi. Voglio dare il benvenuto ad Andrea, Irina, Sara, Antonella e Niculina. Quindi webinar tutto al femminile questa sera. Buonasera e benvenute. Ciao Andrea, grazie, grazie. Allora, andiamo adesso a questo schema che può sembrare abbastanza strano, ma vi posso assicurare che se mi seguite sarà di una semplicità veramente incredibile. Noi dobbiamo calcolare il rischio per ogni operazione. Io vado al mercato, voglio sapere cosa devo fare per rischiare X. E allora, cosa devo fare? Devo fare un processo mentale molto semplice. Come vedete in alto, il grado di rischio, ok, è uguale. E dipende da quanto mi espongo dall'esposizione a mercato. L'esposizione a mercato è uguale e dipende da quanto pesa l'operazione. Di conseguenza, il peso dell'operazione è uguale e dipende ai lotti per operazione. Quindi noi, per sapere quanto rischiamo per ogni singola operazione, dobbiamo capire quanti lotti aprire. Quindi lotti per operazione uguale N. L'ho chiamato N, ma fondamentalmente significa, per sapere quanto rischio per ogni operazione, devo sapere quanti lotti aprire. Se questo ragionamento viene fatto correttamente, sarà matematicamente impossibile bruciare un conto, azzerarlo, soffrire facendo trading, non capire quello che si sta facendo. Capendo questa paginetta, questa slide, tutto questo sarà difficile o quasi impossibile. Quindi di converso significa fare trading in maniera consapevole. Andiamo alla formula e poi rispondo a qualche domanda che sta arrivando. Quindi la formula è data dal rischio percentuale per capitale fratto prezzo d'ingresso meno prezzo di stop. Cosa vuol dire questo? Sono tutti dati che conoscete, che avete a portata di mano. Rischio percentuale. Supponiamo che Salvatore, che è un trader, vuole fare trading empiricamente, come da manuale. Da professionista, da quello che volete. Quindi nel rischio percentuale io metto 2%. Per il mio capitale, quindi ho detto di avere 10.000 euro, diviso l'operazione che farò, ovvero il prezzo di ingresso della mia operazione meno il prezzo dello stop loss che ho inserito. Il dato che uscirà saranno i lotti corretti, secondo, diciamo, le regole del risk management, che io dovrò applicare al mercato. In questo modo io risparmierò tempo perché non impazzirò dietro l'operazione, risparmierò salute perché non mi stresserò con operazioni che non hanno niente a che fare col mio conto e di conseguenza risparmierò anche soldi, o possibilmente quelli arrivano come conseguenza dei propri comportamenti. Il trading è un lavoro, ragazzi. La mattina ci si sveglia, si va al lavoro, poi si torna, alla fine del mese si prende lo stipendio. Ok, quindi a fronte di un atteggiamento, di un comportamento, arriva una retribuzione. Bene, nel trading non arriva una retribuzione fissa, arriva una retribuzione variabile, ma anche in questo caso dipende dall'atteggiamento, dal comportamento, dal rispetto di quattro regolette. Ok, poi la strategia può essere più efficace, meno efficace, eccetera, eccetera, ma se io rispetto questo, so che mi arriva. Magari un mese me ne arriva di più, un mese me ne arriva di meno, ma so che mi arriva.
non che mi sparisce, come succede purtroppo la maggior parte delle volte. L'avete visto il disclaimer? Ok, prendo fiato e vado a leggere qualche domanda. Allora, il webinar al femminile stasera. Questo vale per tutte. Allora, Andrea mi scrive: questo vale per tutte le operazioni. Andrea Scheld. Allora, sì, questo vale per tutte le operazioni, assolutamente sì. Se ti riferisci al calcolo del rischio per operazione, sì, assolutamente sì. Tutti i dati che tu hai a disposizione nella formuletta sono tutti i dati che hai a disposizione. L'unico che devi inserire discrezionalmente è il rischio percentuale, che per Salvatore è giusto il 2%. Per Andrea magari sarà lo 0,5% del capitale, per Pasquale sarà il 30% di rischio del capitale perché è una persona molto, molto propensa al rischio. Quindi il dato rischio percentuale è discrezionale, è un dato soggettivo. Certo, se me lo chiedi, io ti dico il rischio è il 2%, perché è quello che ti fa recuperare tempo, salute e soldi. Ok, poi ognuno può andare a inserire il dato che vuole. Il risultato è molto importante perché ci dà esattamente i lotti per operazione. Sbagliare i lotti per operazione significa condannarsi automaticamente ad una fine annunciata, magari un mese, 6 mesi, 12 mesi. È una fine annunciata. E la cosa importante è che non vi dovete far fregare psicologicamente dal fatto che magari potreste avere anche dei guadagni importanti nel breve termine, ma non è sostenibile nel tempo. Non so, Andrea, se sono stato chiaro. Buonasera Donato, benvenuto. Buonasera Romano. Buonasera Giovanni. Buonasera Domenico. Ok, Andrea mi scrive, sì, esattamente, riferito a quello, grazie mille. Ok, quindi un minimo di discrezione è assolutamente necessaria. Ok, quindi questo era. Andiamo avanti. Passiamo adesso al terzo punto. Parliamo di diversificazione del portafoglio. Anche qui si poteva parlare all'infinito, ok? Si poteva parlare di tantissima roba, ma ho cercato di concentrare anche qui il nocciolo della questione. Chi mi conosce sa che cerco di prendere le cose più difficili e renderle più semplici possibile. Chi mi conosce lo sa. Stasera ci sto provando, spero di riuscirci. Se ci sono domande, scrivete tranquillamente perché ho un monitor accanto e riesco tranquillamente a rispondervi. Allora, come si può diversificare il portafoglio nel trading online? Quindi parliamo mercato valutario, materie prime. Insomma, tutto quello che c'è a disposizione, indici, azioni e così via. Attraverso questi tre passaggi, dobbiamo conoscere bene le correlazioni. In questo caso io parlerò del mio mercato di riferimento, che è il mercato più ricco e liquido al mondo, ma probabilmente il più difficile, che è il mercato valutario. Quindi vi parlerò di queste correlazioni, aggiungerò anche altre tipologie di correlazioni che io guardo assolutamente tantissimo, vi farò vedere anche un esempio nel grafico. Poi vi parlerò del livello del margine, ovvero il grado totale di rischio. Poco fa abbiamo guardato il rischio di ogni singola operazione, ma il livello del margine è ancora più importante perché è il grado totale di rischio. Io in questi 6 anni di formatore ho visto il 70% delle persone che si avvicinavano a questo mondo e che magari avevano iniziato a fare trading con società, non ne parliamo, senza nessuna autorizzazione e niente, che avevano i conti praticamente quasi distrutti, ma non si rendevano conto del livello, non sapevano cos'era il livello del margine. Perché? Perché non gliel'avevano detto. Quindi conoscere il livello del margine significa capire se sto andando a 300 km orari in autostrada tutto il tempo, quindi prima o poi sono destinato a sbattere da qualche parte, oppure sto rispettando il limite di velocità a 120 km orari e quindi sono sereno del fatto che sono dentro i limiti e non ho nessun problema. Terzo ingranaggio, no hedging. Chi fa trading da un po' di tempo sa cos'è l'hedging. L'hedging è la copertura, il bilanciamento, una cosa totalmente inutile e fuorviante
che non serve assolutamente a niente, perché quando io vado a mettere 5 kg da una parte della bilancia e 5 kg dall'altra parte della bilancia, significa che mi faccio praticamente sottrarre durante la notte uno swap totalmente inutile. Potrà capitare delle volte che il mercato riuscirà a fare buy, chiudermi l'operazione e poi tornerà giù, sell per chiudermi un'altra operazione, ma la maggior parte delle volte sono più i costi overnight che io devo sostenere piuttosto che il rendimento che posso avere dell'operazione. Perché nasce l'hedging? Perché non si usa lo stop loss. Non usando lo stop loss io mi copro sapendo che molto probabilmente non ne uscirò più e quindi peggioro solo le cose. Allora, c'è una domanda, Donato. Ciao Salvatore, ma se dovessi fare un'operazione 1 a 3, 1 a 4 piramidando, come dovrei comportarmi se volessi rischiare il 2%? Allora, Donato, ottima domanda, molto interessante. La risposta è un pochettino lunga, nel senso che questa piramidazione, di quante operazioni è fatta? C'è una piramidazione programmata con X operazione e uno stop loss sull'equity, oppure un grande capitale con uno stop loss in euro? Insomma, è una domanda un pochettino più articolata. Ovviamente dovresti partire dalle micro, dai micro lotti e capire, ci sono degli strumenti comunque che io utilizzo che mi permettono di gestire la percentuale di rischio, quindi conoscerla anticipatamente. Quindi è una cosa che bisognerebbe approfondire e che è complicato qui spiegare in questo momento. Però è molto interessante la tua domanda. Ovviamente dipende da come è strutturata la tua piramidazione. Per chi non lo sapesse, la piramidazione è l'apertura di una serie di operazioni crescenti, probabilmente in direzione del trend di mercato. Rimaniamo al risk management, perché qui ora viene il passaggio anche cruciale in cui andremo a vedere faremo dei confronti nei grafici. Allora, diversificare il portafoglio. Per diversificare il portafoglio bisogna assolutamente conoscere le correlazioni, assolutamente, perché se no il rischio è quello di duplicare e quindi raddoppiare il rischio senza alcun motivo. Ok? Come vi dicevo prima, il mercato di riferimento che mi riguarda è il mercato delle valute, il più ricco e il più liquido al mondo, forse il più complicato, ma sicuramente il più ricco al mondo, più del mercato azionario, più del mercato delle criptovalute e così via. Come possiamo distinguere le valute? Possiamo vedere tipi di valute come le major, i cross, e poi ci sarebbero anche le minor, che io ho evitato, giusto per non creare confusione, soprattutto per chi ha le prime armi. Le major sono tutte quelle coppie dollaro-centriche, cioè portano il dollaro americano al loro interno. Facciamo un esempio molto semplice, l'euro-dollaro, australiano-dollaro, americano, dollaro-americano contro franco-svizzero e così via, sterlina contro dollaro-americano e così via. I cross invece sono le combinazioni delle major e quindi da queste combinazioni, che adesso vedremo, successivamente vedremo una slide dove vi spiegherò come la combinazione delle major fa venire fuori il cross, ok? Sono euro sterlina, euro yen, GBP yen e così via. Andiamo quindi alla correlazione. La correlazione è importante nella gestione del rischio perché mi permette di evitare una duplicazione inutile. La correlazione può essere positiva o negativa. Positiva vuol dire che se io prendo euro-dollaro e sterlina-dollaro, molto probabilmente, se euro-dollaro sale, sterlina-dollaro molto probabilmente ha un trend rialzista. Al contrario, se euro-dollaro è ribassista, molto probabilmente sterlina-dollaro sarà ribassista. Quindi è fondamentalmente inutile aprire un euro dollaro in buy e una sterlina dollaro in sell. Piuttosto scelgo una delle due operazioni e l'altra non la apro per evitare di espormi di più al mercato inutilmente. Come vedete ci sono altri esempi, euro yen, USD yen e poi sotto AUD NZD con l'equity. Qui andremo a vedere adesso il grafico sulle X-Station. La correlazione negativa significa che se io vado in buy su euro-dollaro non posso andare in buy su USDCHF
è risaputo che comunque c'è una correlazione negativa. Che significa correlazione negativa? Che se l'euro-dollaro sale, molto probabilmente USDCHF ha un trend ribassista e ovviamente viceversa. La stessa cosa sterlina-dollaro con euro-GBP. Quindi se una sale, l'altra probabilmente scende e viceversa. E poi sotto ho aggiunto l'oil, quindi il petrolio. Oil con USD CAD. Ovviamente se il petrolio sale, USD CAD scende. Ok? E viceversa. Andiamo a vedere, volevo farvi vedere, se ci sono domande scrivete sempre, volevo farvi vedere sulla X-Station una cosa interessante che riguarda la correlazione tra AUD e NZD, quindi le oceaniche e l'equity. L'equity sarebbe diciamo, l'azionario, più che altro l'azionario americano. Allora, andate a vedere, guardate questi grafici, questa è una cosa che notavo in questo ultimo anno. Quindi a sinistra, non so se vedete il grafico, X-Station, mi date conferma gentilmente? Allora, stavo notando che, allora, sulla destra abbiamo un'oceanica, quindi AUD USD, quindi dollaro australiano contro dollaro americano. E a sinistra abbiamo il Nasdaq, ok, US 100. Guardate questi grafici come sono fortemente correlati in maniera veramente imbarazzante. Lo stavo notando, insomma, li seguivo in questo ultimo anno. Sono due grafici giornalieri che partono dall'inizio del 2020, ok? Eccolo qua, dall'inizio 2020 sono praticamente simili. Guardate. Qui questo movimento con il ritracciamento, questo movimento con il ritracciamento, ripartenza, ripartenza, e poi sono simili anche nella parte finale. Guardate, correzione importante, correzione importante. Quindi correlazione significa fondamentalmente questo. Questa è una correlazione un po' particolare che riguarda le valute oceaniche con l'equity. È una cosa che io onestamente non mi ricordavo in passato. Quest'anno, nel 2020, l'ho tenuto in considerazione e come potete vedere sono praticamente fotocopie, due grafici esattamente uguali. E quindi qui potremmo parlare di correlazione positiva. Se invece vogliamo parlare di correlazione negativa, è sufficiente mettere l'euro-dollaro, come dicevo poco fa, oppure facciamo sulla sterlina, EUR-USD, contro, da questa parte, gli mettiamo USD-CHF. Quindi abbiamo un trend, vedete, in USDCHF sulla destra ribassista e da questa parte un bel trend rialzista. Ok? Quindi sono esattamente speculari, se non sbaglio. Ok? Allora, Romano, sì, non è leggibile, fondamentalmente era solo per spiegare quella che è la correlazione. Ok? Quindi cercare di non duplicare operazioni che fondamentalmente possono andare o esattamente più o meno dalla stessa parte o esattamente al contrario. Ecco, era solo per spiegare questo passaggio. Quindi in questo caso abbiamo una correlazione negativa, in quanto l'euro contro il dollaro ha un trend rialzista, e questa è una correlazione negativa molto, molto conosciuta, mentre da questa parte abbiamo un trend ribassista. Ok, molto semplice, era solo per farvi vedere questa cosa. Torniamo al nostro grafico, al nostro PowerPoint. E quindi il terzo punto, diversificazione del portafoglio. Attenzione che non è finita, non è finita. Ho visto che state rimanendo tutti concentrati, quindi ancora tenete ancora duro che adesso viene la parte più bella. Allora, poco fa vi ho parlato di cross, ovvero vi ho parlato di cross, ovvero la combinazione delle measure. Le measure sono le coppie dollaro-centriche. Questa cosa è molto importante per capire anche quelli che sono i movimenti propulsivi di alcune valute. Ok?
quando noi vediamo dei movimenti importanti, con questo ragionamento riusciamo ad arrivarci in maniera più semplice. Come si arriva ad euro GBP, al cross euro GBP? Si arriva facendo euro dollaro fratto GBP USD. Euro dollaro più 0,50 è un esempio di rendimento giornaliero, quindi l'euro dollaro ha performato dello 0,50 durante la giornata, 0,50%, e la sterlina contro il dollaro dello 0,05%. Se facciamo la divisione e togliamo il dollaro, più per più, più ovviamente viene meno, quindi abbiamo 0,45%. Questo discorso lo possiamo fare in qualsiasi altra valuta. In questo caso, se moltiplichiamo nel secondo caso sterlina dollaro per USD yen, otterremo GBP yen. In questo caso è una moltiplicazione e quindi avrà un rendimento dello 0,40%. Quindi quando vedete valute tipo sterlina yen o altre valute che si muovono in maniera importante, che hanno dei rialzi veramente importanti, potete fare riferimento a queste nozioni che sono veramente fondamentali e importanti, perché vi fanno capire da cosa nascono le coppie valutarie, da cosa derivano. Quindi la correlazione, tutta questa pappardella sulle correlazioni è per dirvi di evitare una doppia esposizione ed aumentare inutilmente il grado di rischio. Non state scrivendo più, quindi ciò significa che è tutto chiaro, chiarissimo, strachiaro. Quindi io proseguo con l'ultima, se non sbaglio è l'ultima slide, e forse la più importante in assoluto. Nel frattempo, se ci sono domande, scrivete che io vi porto all'ultima slide. Allora, l'ultima slide è il livello del margine. Quindi abbiamo parlato di risk management, cioè la cosa più importante in assoluto quando si inizia a fare trading. È come quando dici: per diventare genitore ci vuole il patentino, per diventare trader ci vuole il patentino. Tutti dovrebbero guardare questo webinar prima di iniziare a fare trading. Tutti, tutti, tutti. Gli dovrebbe spettare di diritto, diritto, dovere, per evitare di creare casini. Ok? Andiamo ora al rischio totale. Quanto sto rischiando totalmente in questo conto? La risposta non me la danno quando la faccio. Quando io faccio questa domanda ai ragazzi che fanno trading da 18 mesi, da 24 mesi, eccetera, eccetera, loro non sanno quanto stanno rischiando. E quando non ricevo questa risposta, significa che si sta facendo una prova. Quindi se il conto arriva a zero, non bisogna meravigliarsi. Assolutamente no. Perché tu stai andando a 300 km/h senza sapere quello che stai facendo. Tu questo devi conoscere. Con questo ti metti l'assicurazione nella macchina e stai tranquillo. Livello del margine o grado di rischio totale del conto, da cosa è dato? Da una formula semplicissima. Equity o controvalore diviso margine impegnato per 100. Detto così, potrebbe essere arabo. Ma adesso lo andiamo a guardare all'interno della piattaforma, subito dopo aver letto la domanda di Davide Gangi. Buonasera Davide, benvenuto. Stai scrivendo per la prima volta. Allora, scusa, mi sono unito adesso, quindi conviene aprire doppie operazioni per correlazione o puntare solo su una? Allora, Davide, assolutamente, per quanto mi riguarda, per quanto io parlo per quanto mi riguarda, ok? Perché una volta che le regole generali del risk management sono rispettate, poi ognuno può discrezionalmente applicare le correlazioni come meglio crede. Ovvero, io dico di stare attenti alle correlazioni, perché se io apro, io adesso ho in corso un'operazione sulla sterlina contro il dollaro che non ho più seguito, ho aperta ieri un'operazione in buy, ancora non l'ho aperta. Chi mi segue ce l'ha anche aperta, perché vedono la mia operatività, sanno come faccio le operazioni. E se io ho sterlina dollaro in buy, fino a quando non mi raggiunge o la presa di profitto, quindi il target, oppure il trailing stop si è spostato e va a pareggio, oppure va a stop loss, fino a quando non succede qualcosa, per me le coppie correlate non esistono. Quindi se io ho sterlina dollaro, non ci andrò mai su euro GBP. In questo momento, cioè su euro sterlina, perché so che è negativamente correlata. Ok?
L'altra operazione che ho aperto in questo momento è euro-yen, anch'essa in buy, e non so che cosa sta succedendo perché non ho più guardato da quando è iniziato il webinar. Ovviamente possono confermare gli altri che mi conoscono sulla chat se è vero quello che sto dicendo. Se ho euro-yen in campo, lunge da me aprire un'operazione su USD-yen in sell, cioè andare contro a una cosa che è fortemente correlata. Quindi il mio modesto parere è che se io devo aprire delle operazioni, come ti ho detto, sterlina, dollaro, euro, yen, non hanno nulla a che fare tra di loro. Non avrebbe avuto senso aprire altre operazioni su USD yen piuttosto che GBP yen. Non avrebbe avuto senso. Significherebbe raddoppiare un'esposizione, perché se quell'operazione va male, chiuderà in stop loss. Finito, stop, dimenticata, inizia un'altra settimana, ok? Tuttavia, la domanda che tu hai fatto, Davide Gangi, non è una domanda sbagliata, perché ci sono dei fuffaguru, insomma, ci sono dei soggetti, perché poi ci sono i soggetti che si improvvisano, no? Tu sei arrivato in ritardo, guardando poi la registrazione vedrai che distinzione ho fatto tra i tipi di trader, cioè trader competenti e trader improvvisati. Ci sono alcuni che utilizzano le correlazioni per incastrarsi e perdere soldi, ok? Cioè aprono da una parte, poi gli va male da tutte e due le parti, boom, finito là. Quindi io, per quanto mi riguarda, se ho queste operazioni, non apro altro che correlato, perché so che se mi va bene correrò per quell'operazione, se mi va male ho chiuso l'operazione e finisce lì. Per questo risultano importanti. Ok, chiarissimo, grazie. Comunque ti stanno andando bene se vuoi saperlo. Ah, grazie, grazie Davide. No, non sono un tipo che guarda molto le operazioni. Stavo aspettando i miei, che vedo che sono in chat, e non hanno confermato che queste operazioni sono in corso, a parte gli scherzi. Allora, ritorniamo all'argomento, all'ultima slide fondamentale e importante, il livello del margine. Quindi, una volta focalizzata la formula equity o controvalore fratto margine impregnato per cento, andiamo a vederla direttamente sulla nostra X-Station, perché le formule sono belle, le formule sono importanti, soprattutto se quell'argomento non lo conosco, ma dopodiché questo argomento, come quello di prima, deve diventare assolutamente automatico. Ma se io non lo capisco e lo studio, come diventa automatico? È impossibile. E allora andiamo in X-Station e guardiamo insieme di cosa stiamo parlando. Allora, supponiamo di essere qui sulla nostra sinistra. Ok, supponiamo sto facendo un'operazione a caso, non sto facendo un'operazione, quindi non prendete spunto da quello che sto facendo, stiamo facendo solo un calcolo. Quindi noi qui in basso, nella striscia nera, abbiamo il saldo, il controvalore, margine, eccetera, eccetera. Io vado ad aprire su questo conto demo un lotto, ok? A questo punto cosa succederà? L'equity o controvalore, che è 100.012, diviso il margine impegnato lo vedremo sempre in questa barra in basso, che facendo due calcoli dovrebbe essere 3.300. Eccolo qua. Quindi il controvalore 99.993, che vedete qui in basso, vediamo se riesco a disegnare con annota, abbiate un attimo di pazienza, vediamo se mi fa disegnare. Oh, il controvalore, che è questo, diviso il margine impegnato, quindi ho aperto un lotto, mi ha impegnato 3.300, che è questo, per 100. Quindi è una formula semplicissima e mi dà in questo caso il livello del margine. Ora, rimanendo a livello del margine, in questo caso è, se vedo bene, anche perché mi sto accecando, 3000%, 3003%. Questo significa che sto lavorando bene. Forse sto lavorando troppo tutelato, sono troppo coperto, ma voglio dire, è un esempio, quindi non è che sto facendo nulla per fare delle operazioni, è solo un esempio che nel risk management non può mancare, un esempio del genere. Questo significa che sto lavorando abbastanza bene, ma se questo elemento qui, il livello del margine, dovesse approssimarsi a 200%, ad esempio, già comincia a essere non buono. Se
Se invece si approssima al 100%, significa che io sto utilizzando tutto quello che il broker mi ha messo a disposizione. E se vado sotto il 100%, da un momento all'altro il mio conto salterà. Ok? Quindi vedete come è semplice poi? E all'inizio del webinar vi ho detto che guardando questo webinar voi eviterete tutte le problematiche che possono essere presenti nell'ambito del trading. Non vi ho detto che guadagnerete sicuramente dei soldi e diventerete ricchi. Andrete a gestire tutte le problematiche che riguardano il trading. E quindi gestire tutte le problematiche di rischio che riguardano il trading significa far rimanere nel trading le opportunità. Chi ha seguito dall'inizio questo webinar ha visto la differenza tra competente e improvvisato. Il competente si preoccupa di sapere quanto può perdere al mercato, si preoccupa di identificare, elaborare e gestire il rischio, sapendo che se questo lavoro lo fa bene, tutto il resto è grasso che cola. Io mi pare che ho concluso. Guardo un attimo, mi pare che non ci sono altre slide. Ok. Allora, ritorno col mio faccione, vediamo qualche domanda. Eccomi qua. Allora, Davide Cangio, che okay, chiarissimo, grazie. Comunque ti stanno andando bene, se vuoi sapere. Ah, quello che prima. Davide Cangio, Davide, grazie. Antonella, ciao Antonella, verissimo, confermo. Va bene, io avrei sostanzialmente concluso, quindi se ci sono domande fatele pure, se volete tornare su qualche slide. Bravo Davide, assolutamente. Cioè è più importante non perdere soldi che guadagnarli. Ma Davide, tu sei entrato dopo, io non vorrei rischiare di essere, come dire, ripetitivo, nel senso che poco fa ho detto che il trading è un lavoro come un altro, quindi se noi riusciamo a comportarci bene, il denaro sarà una conseguenza. Se noi invece crediamo di sederci davanti agli schermi o davanti al nostro personal computer e farlo uscire da sotto il monitor, scusa il termine un pochettino... diciamo così, alla base non è esattamente la cosa giusta. Ali, una domanda, prego. Allora, Giulia, non so se sei in linea, io avrei concluso, fatte queste domande avrei concluso. Allora, aspettiamo questa domanda, credo che sia tutto abbastanza chiaro. Allora, per quanto mi riguarda possiamo... Ah, ecco, dimenticavo, ovviamente per chi è arrivato dopo vi sarà la possibilità di guardare la registrazione sia sul canale YouTube di XTB, sia riceverete una email con la registrazione e per chi volesse anche sul nostro canale di Accademia del Trading. E se volete contattarmi potete iscrivermi all'indirizzo info@accademiadeltrading.com. Quindi ripeto, se voleste contattarmi, indirizzo email info@accademiadeltrading.com, chiedete di parlare con il sottoscritto. Allora, vediamo un po' se c'è la domanda. Irina, perfetto, è molto importante. Davide, io lo capisco, faccio trading come forma di investimento e non come professione principale, quindi sono d'accordo con te. Irina, sarà la registrazione su YouTube? Sì. Ok, mi sa che ci siamo, quindi io vi ringrazio per la vostra presenza, spero anche questa volta di esservi stato utile, spero che questo sia solo il primo incontro di una lunga serie con questo broker XTB, che è veramente un broker molto importante, solido e presente nel mercato, e purtroppo non sono tanti di questo tipo, quindi... Chi ce l'ha se lo deve tenere stretto. Grazie a tutti e una buona serata.